tu oggi scrivi che c'era un piano dello staff di Renzi del 2017, quindi post referendum che lei, senatore, ha perduto, per distruggere te e altri colleghi e i 5 Stelle. Cosa c'era esattamente dentro questo piano? Io lo scrivo perché cito testualmente, tra virgolette, quello che c'è scritto in questo piano, che viene inviato da Fabrizio Rondolino, giornalista, collaboratore dello staff renziano in quel periodo, a Renzi. Eccoti un primo appunto sulla struttura di propaganda antigrillina che ho preparato con Simona in questi giorni. Simona è la moglie di Rondolino, che è una nota produttrice televisiva che lavora molto con la RAI. Simona Renzi, Ercolani, pochi minuti dopo, inoltra questa email a Marco Carrai. E in questa email c'è un documento in cui si racconta come deve strutturarsi questa agenzia di informazione o di disinformazione, a seconda dei gusti, per non tanto riconquistare l'elettorato grillino, ma per spingerlo a non votare più. Dobbiamo controargomentare sulle loro proposte, non dobbiamo controargomentare le loro proposte, dobbiamo distruggere chi le ha avanzate. Tra le varie proposte c'è scritto: inchieste giornalistiche allusive, intrinsecamente diffamanti, character assassination, notizie, indiscrezioni, rivelazioni mirate a distruggere la reputazione e l'immagine pubblica di Grillo, Di Maio, Di Battista, Fico, Taverna, Lombardi, Raggi, Appendino, Davide Casaleggio e la sua società, Travaglio e Scanzi, il tutto mediante una piccola combattiva redazione ad hoc che lavori esclusivamente sul progetto nella massima riservatezza. Vanno individuati almeno 2 giornalisti d'inchiesta e un investigatore privato di provata fiducia e professionalità a costo medio-alto. Alla fine si dice che si deve creare per spargere questo fango e questo sterco un sito specifico non riconducibile al PD né tantomeno a MR, che dovrebbe essere Matteo Renzi, da costruire su un server estero non sottoposto alla legislazione italiana, che raccoglie e pubblica tutto il materiale, una specie di Breitbart, allora, o di Wikileaks antigrillina da rilanciare sui social. Interlocutori nei giornali e nelle TV, Travaglio, con un rapporto fiduciario e personale da coinvolgere nella diffusione dei contenuti. Questo è in sintesi quello che abbiamo pubblicato. Ecco, ed è sufficiente, senatore Renzi, per capire che ove mai un piano di questo genere venisse messo appunto da un partito politico, da un leader politico. Sarebbe molto grave, ma nel senso... Due minuti e due secondi di Marco Travaglio per dire quanto è disperato. Per distruggere il Movimento 5 Stelle è bastato farli governare. Prima mi deve dire se ha detto il falso. Io sono qui oggi, sapendo che siamo in una situazione un po' particolare, per dire quella che è la verità dei fatti, ed è del tutto evidente che però per dirla lei deve avere la pazienza di farmi parlare. Primo punto, la risposta è: questa è un'email che è stata inviata da Fabrizio Rondolino come ipotesi di scuola e alla quale ovviamente nessuno ha dato corso. A. B. Per distruggere il Movimento 5 Stelle è bastato farli governare, perché sono andati al governo e hanno cambiato idea sulle Olimpiadi, sulla TAP, sulla TAV, sull'euro. Per distruggere il Fatto Quotidiano basta il pregiudicato Marco Travaglio. Perché, scusi cara Gruber, il dottor Marco Travaglio di cui stiamo parlando è un diffamatore seriale, ha una condanna penale e 10 condanne civili, addirittura quella penale, non bastandogli la condanna per diffamazione in primo grado, in secondo grado, in Cassazione, ha cercato la prescrizione, ha perso pure lì ed è diventato campione europeo di diffamazione perché ha perso anche alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ed è lui che distrugge il Fatto Quotidiano, perché il Fatto Quotidiano è un'azienda quotata in borsa. Gli azionisti del Fatto Quotidiano hanno, investendo nella società, un valore della società stessa. Questa società, nel momento in cui ha delle richieste danni, non soltanto da parte mia, ma di molti soggetti che si sono sentiti diffamati, come il campione europeo Marco Travaglio fa, la possibilità di chiedere dei danni che oggi sono, come richiesta, superiori al valore dell'azienda. Allora, lei è un campione di querele per diffamazione come politico, credo che sia quello più comunque. Ho parlato 30 secondi meno di Travaglio, mi sto anche controllando i tempi. Io non voglio la fine del Fatto Quotidiano, perché il Fatto Quotidiano è il vitalizio per me e per la mia famiglia. L'ultima volta che Travaglio ha parlato di mio padre qui, gli ha dovuto sganciare un assegno di 50.000 euro. Quindi il gettone che Travaglio prende per parlare qui, poi lo passa alla mia famiglia. Quindi io non ho nessun problema contro Travaglio o il Fatto Quotidiano. Due,
Questa email dà il senso della disperazione di queste persone, perché sono stati acquisiti 94.000 pagine nella cosiddetta inchiesta Open, molte delle quali per me in modo illegittimo, della procura di Firenze per finanziamento illecito ai partiti, perché si ritiene che la fondazione Open non fosse una fondazione ma un partito, cosa che noi contestiamo, ma questo ci sarà il processo per deciderlo. In queste 94.000 pagine che sono prese si arriva a attaccarci, questo dal senso della disparazione del campione europeo di diffamazione del pregiudicato Travaglio, a un'email di Rondolino che fa un'ipotesi, che lo dico perché almeno si chiude tutto, perché lui ha citato tutto tranne una pagina, una parola. Lui ha detto inchieste allusive e diffamanti, ha citato esattamente il testo dell'email di Rondolino, e scrive Rondolino come quelle del Fatto Quotidiano. Cioè, Rondolino viene da me e propone, possiamo fare al Fatto quello che il Fatto fa a noi? Io rispondo no, perché noi siamo civili, a differenza del campione europeo di diffamazione. La risposta non l'avevamo vista, però lei ci dice no, che... No, la risposta non è perché io non ho risposto per email, se no ci sarebbe stata, perché in questa inchiesta mi hanno controllato il conto corrente dell'email, mi hanno pedinato in autogrill, mi hanno controllato sull'aereo, mi hanno guardato nel giardino. Quindi io non ho quindi niente se, da temere. Se ci fosse stata una mail in cui lei diceva non se ne parla nemmeno, l'avremmo vista. No, non c'è proprio una risposta, perché se mi permette, uno che pensa che si sia fatto una macchina, guardi, se a fronte di 94.000 pagine ti arrivi ad aggrappare una cosa del genere, le ripeto, i 5 Stelle si distruggono da soli. Sì, no, no, il Fatto capito, lo distrugge il pregiudicato Travaglio. Perdiamo tempo prezioso. Allegria e felicità, e ragazzi. Massimo Giannini, poi naturalmente ha ampio diritto di replica a Travaglio, ma prima voglio sentire Massimo Giannini. Allora, tu che idea ti sei fatto? Perché emerge comunque qualche cosa di un rapporto che Renzi ha con il potere e la comunicazione politica che fa riflettere o no? Perché ricordiamolo, lei ha detto pochi secondi fa che nulla di tutto quello che Rondolino le ha proposto, dal character assassination, insomma, per capirci, delle strategie mediatiche per distruggere i suoi avversari, sia mi pare di averle subite, e lei ne sa qualcosa anche in questa trasmissione, quindi mi sembra che sia evidente. Non mi interrompa perché è una storia molto complicata, ma ricordiamolo, ci sono politici, partiti politici che invece utilizzano purtroppo e fanno politica purtroppo con questi ma metodi. Noi no. Massimo Giannini. Sì, intanto vorrei fare solo una banalissima domanda al senatore Renzi rispetto a quello che ha appena detto, perché se fosse vero che questo era un esercizio, diciamo un divertissement di Fabrizio Rondolino, depositato in una bottiglia e gettato in mare, sarebbe rimasto lì. Io non capisco perché poi il senatore Renzi prende questa farneticante, assurda, folle mail e la gira a Marco Carrai. Questo per me resta un mistero. Perché le rispondo subito, aspetto che finisca Giannini, dica lei come preferisce. Sì, perché voglio dire, se fossero state, ripeto, le farneticazioni di un folle, come appaiono in effetti, lei le avrebbe prese e cestinate nel momento stesso in cui le ha ricevute. Invece le gira a Marco Carrai. Aggiungo un piccolo elemento di ulteriore riflessione che completa il ragionamento sul rapporto, secondo me onestamente distorto, tra l'informazione e la politica, di cui il senatore Renzi è un rappresentante ed un epigono al tempo stesso, perché siamo nel solco del berlusconismo da combattimento. Queste mail di Rondolino vanno inquadrate in un contesto. È chiaro che da questa inchiesta, io non ho letto e credo che non leggerò mai nella vita le 94.000 pagine di inchiesta, perché dovrei arrivare e diventare vecchio per farlo, però dalle carte uscite finora c'è un'altra parte di riflessioni, queste scritte da Matteo Renzi in mail inviate a Marco Carrai, nelle quali il quadro si completa, perché appunto leggiamo queste mail e si chiede a Carrai e a tutta la struttura Delta, la chiamo così mutuando il termine dall'apparato berlusconiano, di sul fronte Rai produrre un accordo Agnoletti-Orfeo, sul fronte Mediaset un accordo Brachino con Falonieri, per quello che riguarda la 7 avvicinare Giannini, Andrea Salerno. Lasciamolo finire, aspetta. No, perché è bello che questi fanno giornalismo d'inchiesta leggendo le email. Sì, Ginetti, anche noi siamo attenzionati. Ce la fa, posso rispondere? No, un attimo. Capire i format dei nostri avversari, pretendere di indirizzare i contenuti.
Pensi un capire, po' che cosa? Poi completo con un effetto vagamente tragicomico, capire cosa fare sui femminili. Vabbè, questo è un piccolo dettaglio. Però, capire come vedete, che fare sui femminili, come vedete, c'è una struttura che lavora sul fronte dei rapporti con i media, in tutte le sue diverse articolazioni, televisioni, carta stampata, social network, web, per dare lo spin, ma quello sarebbe il meno, i politici lo fanno abitualmente, ma chiaramente manipolare l'informazione attraverso un rapporto, incestuoso col sistema dell'informazione. E questo per me è una grave deformazione della nostra democrazia. Una grave deformazione. Aspetti, Renzi. Lei prima ne ha lette di tutti i colori a Marco Travaglio, quindi Marco Travaglio, poi lei replica a entrambi. Sono nella parte Marco dei Travaglio, sensi ormai, cerchiamo di facciamo non parlare essere, anche il pregiudicato e poi ragioniamo. Non prego, essere, non essere troppo lungo. Pregiudicato, non mi colpa mia. L'hanno condannato lui, non me. Travaglio. Mi sembra di essere tornato ai tempi di Santoro, quando ogni volta che cercavo di dire qualcosa su Berlusconi saltava fuori uno dei suoi galoppini e mi diceva che ero un pregiudicato. Travaglio, non è mica colpa mia, eh. Quelle montagne la prossima volta non faccia reati. No, un attimo, senza interrompere. La prossima volta non faccia reati, Travaglio. No, un attimo, è così, Renzi. Molto semplice. Renzi, aspetti, lasciamo... Galoppino se non si capisce di niente. Berlusconi, lo dice, voglio dire, a qualcun altro. Devo togliervi l'audio, non mi fate fare delle cose non gradevoli. Facciamo finire Travaglio, poi naturalmente lei avrà diritto di replica. Marco. Interrompevano anche, quindi la continuità prosegue. Comunque, vai. Citavano quelle montagne, centinaia di cause per diffamazione che facevano, e ogni tanto una su mille la vincevano. Allora dicevano pregiudicato, cercando di confondere le idee ai telespettatori e di confondere i piani. Io ho avuto una multa di 1.000 euro per avere detto la mia opinione. È una condanna penale, ma quante balle lui confonde i reati di opinione, che sono gli incidenti sul lavoro dei giornalisti, con i reati di soldi per i quali è indagato lui e gran parte della sua famiglia. Ma se vogliamo fare una puntata sui miei processi, io vengo con tutte le sentenze e la facciamo. Lo sapevo naturalmente che il senatore d'Arabia veniva qui a buttarla in cacciara, quindi io non scendo nella rissa. Io prima ho letto quello che scrivono i suoi collaboratori e che lui gira ai suoi collaboratori. Non ho detto neanche un'opinione mia, proprio perché ormai ho paura anche a nominarlo, quel signore lì. Capisco, non lo nomino nemmeno, Renzi, è l'innominabile no, per me. Io ho citato dei fatti e mi sono domandato... Marco, o devo iscrivermi all'ordine per Marco, parlare finisci. Dei giornalisti? E mi sono domandato... Immaginate voi, telespettatori, se la mail che vi ho letto prima fosse uscita dalla casella di posta elettronica di Casaleggio e se i nomi dei politici da distruggere e da diffamare con quei sistemi, anche con detective privati, con hacker, con profili fake, con server esteri sottratti alla giustizia italiana... No? Fossero stati, anziché l'elenco dello Stato Maggiore dei 5 Stelle e il giornalista che vi sta parlando, più Andrea Scanzi, altri giornalisti. Siamo ecco, al decimo in minuto. Questo se momento il senatore qui presente, che non concludi, nomino, Marco? Starebbe strepitando, chiedendo dimissioni di massa. Pensa se avesse un 5 Stelle parlato di un accordo con l'allora direttore generale della RAI, il cui presente senatore chiederebbe le dimissioni di quell'alto dirigente della RAI che oggi dirige il allora, TG3. Chiederebbe la cacciata dell'Arcolani dagli appalti della Chiaro. RAI. Invece, dato che riguarda i 5 Stelle e Travaglio e Scanzi, allora è tutta una barzelletta. Ma io lo capisco. Giudicheranno i telespettatori. Certo. Io ripeto, di mie opinioni non ne ho aggiunta Benissimo. Neanche una. Fatevi questa domanda e rispondete. Allora, posso rispondere alle domande Renzi. Sia di Giannini che sì. di Travaglio. La prima considerazione su Marco Travaglio. Non è colpa mia se l'hanno condannato. Cioè, non è che l'ho condannato io. Siccome Travaglio è l'uomo della doppia morale... che indica gli altri dicendo siete indagati, fai versi sui soldi, lui che di soldi alla mia famiglia ne ha dati sin troppi e continuerà a darli, ho l'impressione,
Ma l'educato non era lei quello che doveva tacere? No, perché per ricordare, ha parlato tre minuti, no, adesso io faccia... non devo tacere. Ah, non deve tacere. Lei non siamo nel regno di Bin Salman. Posso parlare cortesemente o possiamo fare il monologo del condannato Travaglio? Allora, per non essere condannati, c'è un solo modo per non essere condannati: non violare il codice penale. Siccome Travaglio tutte le volte ci fa la morale, si sappia che lui il codice penale l'ha violato, io no, lei no, Giannini no. Bene, questo è il primo punto. Secondo punto, il giorno in cui Travaglio smetterà di dire bugie su di me, io smetterò di dire la verità su di lui. E la verità è che lui si sta aggrappando nelle 94.000 pagine a una email che, lo dico Giannini, per me non è l'email di un folle. È l'email di un giornalista stimato che si chiama Fabrizio Rondolino, che scrive cose che io non condivido e che io non metto in atto. Guardi che però i giornalisti stimati... Renzi, le do subito la parola, voglio solo dire una cosa. Voglio solo specificare una cosa, che i giornalisti stimati in genere non hanno progetti di questo genere. Guardi, se lei vuole fare un processo a Rondolino... No, ma che cosa me ne fa? Non importa niente. Scusi, le sto semplicemente dicendo che ci sono delle regole deontologiche che i giornalisti seri rispettano. Io non sono un giornalista. Finisca. Bene, no, infatti, perfetto. Infatti, quindi... Io sono qui. Ma perché lo gira vabbè, e allora, ragazzi, guardate come siete. Ma siete... Lasciamo finire Renzi. Giannini, tu Carrai lo conosci bene. Gli hai pure dato dei soldi per il risarcimento danni per una causa. Stati buono, fai parlare. No. Benissimo, se non è vero ti parlo io, benissimo, hanno fatto pagato una transazione. Un solo centesimo a Carrai, chiaro. Benissimo, domani chiaro. Pubblico l'atto. Non diciamo falsità, allora, si informi meglio. Bene. Nessuna causa per la quale io abbia pagato un solo centesimo. Lei ha chiesto scusa a Carrai e Carrai ha ritirato il risarcimento, è vero o no? Io ho chiesto scusa? Sì. Allora, guardi, domani lo pubblico. Non, questa cosa. Non se n'era accorto, succede, a sua insaputa. Allora, però scusi, perché gli ha girato devo ancora la mail? Rispondere. Perché gli ha girato la mail? Oh, ragazzi, lei perché ha girato questa mail con questo progetto? Scusi, Gruber, devo ancora finire di rispondere a Travaglio, poi rispondo a Giannini. Sì, poi devo chiudere la trasmissione, che è una classica tecnica, senatore Renzi, che non ci piace. Guardi, Gruber, se lei è così cortese da farmi parlare, io le rispondo. Sì, ma lei sia così cortese da rispondere alle domande, abbiamo capito che per lei Travaglio... L'email di Rondolino è una email che non viene realizzata e messa in pratica. Tutte le email che arrivavano al mio account di posta elettronica, lei le girava a ovviamente Carrai. L'ufficio le girava alle singole persone che potevano essere interessate. Quando abbiamo visto questa ipotesi di scuola, d'accordo con Rondolino, abbiamo detto non faremo mai ciò che fa il fatto. Vengo al punto fondamentale. Il punto fondamentale di questa discussione è che sono due, rapidissimo. Primo punto, si sta facendo un processo penale, non è un processo mediatico, un processo penale per un atto che ha portato le autorità dello Stato a prendere i telefonini a centinaia di persone, a entrare nel mio conto corrente personale e prenderlo e acquisirlo agli atti, a prendere tutte le email delle persone a me collegate. Lei sta mettendo in discussione il lavoro Gruber, dei... mettendo in discussione nessuno, io non ho problemi. Io vado in tribunale. Bene. Il mio problema è un altro. Io vorrei vedere lei. Le prendono il telefonino e le dicono gli ultimi 10 anni che ha fatto. Sì, no, se io temo che questo il conto corrente lo stia e le dicono quanto ha preso da questo e da quest'altro. Io non ho problemi, io sono trasparente, guardi. A me hanno preso tutto. Il punto fondamentale è che se sono qui il giorno della partita non è per difendere me da voi. Guardi, i PM di Firenze, che non sono i miei migliori amici, sono più neutri di voi. Io sono qui per dire ai cittadini che quello che è successo è un hackeraggio di Stato, Gruber. È un hackeraggio di Stato. Dopodiché Travaglio gli rode perché? Perché quando eravate tutti contro di me, io ho mandato a casa Conte. E mandando a casa Conte, se Dio vuole, c'è Draghi e Travaglio adesso conta un po' meno ed è un po' più nervoso. Le voglio chiedere, succede, ragazzi, mi chiamava senatore, pelo superfluo. Senatore Renzi, adesso, guardi, noi siamo qua su piazza da tantissimi anni. 3-1, uno più o meno si può fare. No, vada, 3 contro io non voglio essere assolutamente né contro di lei. Vorrei non metterci 20 minuti per avere una sua risposta chiara. Beh, allora non sulla faccia prima, fare domande di 21 domanda. Minuti e io non risponderò per 20 minuti. Allora, senta, senatore Renzi, siccome lei nel 2018, molto semplice, lei nel 2018 da segretario del PD mostrava in televisione il suo conto corrente da 15.000 euro e diceva: se un politico ha conti correnti diversi da questo qualcosa non torna, e ha anche aggiunto: se volete fare i soldi non fate politica. Esattamente allora, quello che lei si ricorda perché è successo quella cosa, no? Ero accusato per i sacchetti di plastica. Posso finire di fare la domanda? Prego. Allora, le volevo chiedere, lei
perché non ha smesso di fare politica? Perché pare che quest'anno... Perché mi hanno eletto, Gruber, a me dispiace. Senta un attimo. Mi hanno eletto, capito? Oh, signore, che quest'anno perché sul suo conto siano transitati oltre 2,5 milioni di euro. Sì. Ecco. C'è un po' di differenza dal 2018 in cui faceva vedere quello da 15 mila euro. Nel 2018 venivo da un'esperienza in cui avevo fatto il capo del governo. Venivo accusato dai media di aver rubato sui sacchetti di plastica. Lei ricorderà. E io mostrai il mio conto corrente. Era l'anno 2018, facevo il rappresentante del governo. Spiegai allora che chi sta al governo non può arricchirsi perché ha un'indennità fissa per legge. Invece fa solo chi questo. Sta al Senato, chi sta sì. in Parlamento, chi sta nelle istituzioni, ha delle incompatibilità. Il parlamentare europeo, lei lo sa bene perché ha fatto la parlamentare europea, non può fare altre cose. Il parlamentare italiano può fare l'architetto, l'avvocato, il professionista. Nel mio caso faccio delle conferenze all'estero su cui pago le tasse e contribuisco alle casse dello Stato. Ora, beh, ci mancherebbe altro che non paga le tasse, mi scusi adesso. No, perché se no mi dice che come... No, questo lo dico così. Se era una battuta, non ha fatto ridere. Io pago le tasse, le posso garantire... Non era una battuta, è un dato di fatto. Paghiamo le tasse, tutte le persone per bene. Le posso garantire che molte persone che sono stupite da questo... grande polemica che c'è nei miei confronti, mi chiedono se io, avendo fatto attività all'estero, pago le tasse all'estero. No, c'ho le tasse come ovvio in Italia, ho la società in Italia. Questo perché uno che fa attività all'estero può pagarle all'estero, quindi lei che ha una cultura internazionale a differenza di altri sa che cosa mi riferisco. Sì, e conosco molto bene anche l'Arabia Saudita, per esempio, una dittatura che non rispetta né i diritti delle donne, né quelli degli uomini, né quelli dei dissidenti. Io ho visto questa attenzione sui temi dell'Arabia. E lei sta sul libro paga dell'Arabia Saudita, però... Detta così, mi piace che lei non abbia mai chiesto a Romano Prodi perché collaborava con la dittatura del Kazakistan. Non so, io Romano Prodi non ce l'ho ospite da, non so, 12 anni. No, è quello che l'ha portata in Parlamento. Guardi, vediamo di essere... Lei si è candidato con lei in Parlamento europeo. Scusi, sì, non era candidato alla presidenza della Repubblica. Ma lei, sì, ma io cara non Gruber, voglio parlare di Romano Prodi. È che Prodi. Voi non volete parlare di vaccini, di posti di lavoro. Siete qui per fare un processo mediatico. Fatelo. Ma io non ho problemi. Ma sta scherzando, Renzi? Ma l'elemento chiave tutte le è che hanno preso il telefonino. Venerdì, da 13 anni. Hanno preso il telefonino di centinaia di persone. È una cosa grave secondo lei o no? Mi risponde a questa domanda. No, ma io... Guardi, io non è sì che devo, no? Ma io non è che sono il suo avvocato difensore. Ma chi noi ma cerchiamo di fare i giornalisti? Renzi. Le domando, lei è consapevole che prendere il conto corrente e spiattellarlo è una cosa grave? Io non dipende dalle notizie di reato, dipende. Scusi, Marco Travaglio scusi, e Giannini. Io non ero indagato quando hanno preso questo conto corrente, lo sa questo lei? Allora. Cioè io quando mi hanno preso il conto corrente non ero indagato, non è dipende dalle notizie di reato, sta sbagliando. Io non avevo indagini, lo sa questo? Questa estrazione del conto corrente, questo hackeraggio di Stato... Allora denunci i magistrati, Renzi, ma io non è che posso. I magistrati? Posso sto dicendo io. A lei non ho con letto molta tranquillità che non vengo qui a difendermi per me. Vengo a dire che i cittadini devono sapere che può succedere questo e per me è sbagliato. Spero anche per lei. Va bene. Marco Travaglio, Massimo Giannini... Ma a che cosa dobbiamo rispondere di tutto questo... No, non sproloquio. So, io allora posso pongo io la questione, scusami, rapidissimamente. Allora, il senatore Renzi ha ragione nel dire che non c'è un regolamento del Senato che impedisca ai suoi membri, ai senatori italiani, di fare attività di conferenzieri, di consulenti. C'è un problema di opportunità per un leader politico di farsi pagare da regimi dittatoriali, da amministrazioni opache. Ecco, questo probabilmente è un problema. Io penso che sia un problema, non lo so. Marco Travaglio, Giannini e poi Renzi. Siccome anche gli orologi fermi due volte al giorno segnano l'ora esatta, è capitato in passato a Renzi, poi è subito guarito, di dire delle cose sensate. Per esempio diceva che non tutto ciò che è lecito e non è reato è opportuno, tant'è che chiedeva le dimissioni di ministri, di solito di governi non suoi, per fatti che non erano penalmente rilevanti e per ministri che non erano nemmeno indagati. Alfano per il caso Shalabayeva, la Cancellieri per la faccenda di Ligresti, eccetera, eccetera. Diceva anche in quel Matrix, mi piacerebbe che per trasparenza tutti quelli che fanno politica presentassero tutti i conti correnti. Poi ha accusato noi di avere pubblicato il suo, noi non abbiamo pubblicato il suo, abbiamo pubblicato un elenco di
finanziamenti e di versamenti che lui ha avuto, perché alcuni di questi erano interessanti. Renzi ha fatto parte della Commissione Esteri e della Commissione Difesa, adesso credo che sia in quella della Salute. È ovvio che un parlamentare si debba occupare di eventuali embarghi nei confronti dell'Arabia Saudita. Con quale serenità può decidere una cosa del genere se prende i soldi direttamente dal Ministero delle Finanze, dall'Agenzia del Turismo? Perché questo è quello che è venuto fuori da quelle carte, oltre ai soldi che prende dalla fondazione nel cui board siede insieme a Bin Salman. Con quale serenità può decidere sulle concessioni autostradali se la sua fondazione riceve soldi dal concessionario Toto e se lui personalmente riceve soldi da un membro della famiglia Benetton? Questi sono i temi che non sono penalmente rilevanti, almeno quello di Benetton, perché la parte Toto vede indagati per corruzione l'avvocato Bianchi e un membro dello stesso gruppo, perché lì si è stabilito che non era un finanziamento alla fondazione ma era una tangente, in quanto poi il gruppo Toto ebbe un provvedimento dal governo successivo a quello di Renzi, dove Renzi era comunque il segretario del PD, e quindi si è stabilito da parte dell'accusa un do ut des. Sono tutte questioni che i cittadini, come giustamente diceva Renzi quando esibiva il conto corrente, devono conoscere. Per questo in tutti i paesi europei quello che fa lui non si può fare quando si è parlamentari in carica. Si può fare quando si smette di essere parlamentari. I parlamentari guadagnano benino, una quindicina di migliaia di euro al mese nette, se ci vanno con assiduità. Non è il suo caso, mi pare di ricordare, ma non è questo il tema. Li paghiamo così bene proprio perché prendano soldi solo per il lavoro di parlamentari e perché non integrino con possibili finanziatori che li mettono in imbarazzo e in conflitto di interessi quando devono decidere pro o contro di loro. Le do subito la parola, Renzi. La risposta è puntualissima. Primo punto, tutti i miei voti sono pubblici. Sfido il dottor Travaglio a dimostrare che c'è un voto fatto in Senato che ha anche lontanamente un conflitto di interessi, tanto in Commissione Difesa quanto in Commissione Sanità, Commissione Esteri non ci sono mai stato. Secondo punto, il punto fondamentale di Travaglio sempre in questo processo mediatico è la vicenda autostradale, perché mi faccia dire che qui è venuto esattamente qui dove sono seduto io il mio successore Giuseppe Conte a dire una serie di assurdità a cui vorrei brevissimamente replicare. La mia posizione sulle concessioni autostradali è che il governo Conte, annunciando la revoca, ha fatto un favore a Benetton. Cioè io sono da tempo convinto che Conte, già avvocato del concessionario della società Aiscat, la società dei concessionari autostradali, a proposito di conflitti di interesse, cioè Conte non è l'avvocato del popolo, è l'avvocato dei concessionari autostradali. Conte è venuto qui a dire: Renzi, probabilmente non era sereno quando doveva discutere davanti a lei, ha detto no, mi dica se sto sbagliando, sulla questione delle concessioni. Ora, questa cosa è gravemente lesiva della reputazione mia, della reputazione di Teresa Bellanova e Elena Bonetti che hanno votato contro, ma soprattutto della realtà dei fatti, perché il professor avvocato presidente Conte ha dato 8 miliardi ai Benetton, che io non avrei dato neanche sotto tortura. Con la scusa del populismo della revoca delle concessioni, gliela regalate. Quanto a me, siccome Travaglio ha scritto in un editoriale che la vicenda Toto era fatta col mio governo nel 2017, Travaglio è stato denunciato in sede civile perché ha detto il falso. Io non ero il Presidente del Consiglio, come persino Travaglio può capire, leggendo l'elenco si chiamava Gentiloni e non ero io al governo in quel momento. Lei era segretario del PD e lei l'ho rettificato che era il giorno dopo. Travaglio, è vero o no? E l'ho rettificato, lei ha scritto, il giorno dopo. Allora, l'ho fatto spontaneamente perché, perché era un errore di data, non c'è problema. Non è un errore di data. Lei attribuisce a me un altro governo. Lei sbaglia, come sempre, Travaglio. Prima o poi si denuncerà pure da solo. No, mi basta denunciare lei. Un lavoro a tempo pieno, purtroppo. Purtroppo è un lavoro frontale. Io di casa denuncio. Do subito ancora, perché Massimo Giannini non sta parlando da un po'. Le voglio solo chiedere una cosa io, prima di dare la parola a Giannini. Di no, non era previsto che parlassimo dei vaccini stasera. Ho
Okay, ma di cosa vuole che parliamo se lei viene qua in trasmissione? Pensavo di poter dire qualcosa di interessante sui vaccini, ma parlo di... No, perché sui vaccini interpelliamo gli scienziati e tutti gli altri, ascolti, come? E anche i politici. Ma lei stasera viene... Io solo su di me, vada. Ecco, lo sa quanto tempo abbiamo perso? Ha sentito l'aglio tanto in questi anni. Pensa che lei lo stipendia anche. Pensa che lei gli dà anche uno stipendio lei per venire a offendere. Lei pensi ai fatti suoi. E io penso ai fatti miei. Appunto. Sono qui, quindi non venga qui a fare... Ma guardi che lei lo deve invitare più spesso, Travaglio. Qui a fare lei più queste, me lo invita. Queste battute, come se Travaglio rubasse i soldi a qualcuno. Alla fine ho l'impressione che da Travaglio prenderà di più alla fine degli anni. Ecco, bravo, bravo. Lei prende i soldi da chi vuole, prende ma i soldi da un tagliagole, il mandante dell'omicidio Khashoggi, e viene a parlare del mio lavoro perché io mi faccio retribuire perché faccio il giornalista. Lei faccia il suo lavoro Travaglio, di politico oppure abbandoni la politica come peraltro aveva giurato molto di fare nel 2016. Mi considera un pelo superfluo, allora andato a casa al suo conto e capisco che lei si è arrabbiato. Mi scusi senatore Renzi, lei a casa ci è andato un attimo siccome allora al suo partito Italia Viva viene dato il 2% quando viene dato tanto, viene dato alto. Lei non pensa che questo sia la conseguenza, diciamo, anche della sua spregiudicatezza sui temi dell'etica politica? Io su etica politica posso fare, quando lei mi inviterà, una trasmissione ad hoc. Per me etica politica è, come diceva Benedetto Croce, la vera onestà è riuscire a portare a casa dei risultati, non sbandierare la bandierina. Ma quali risultati? Scusi. Quali non, risultati? No, ma concretamente perché siamo... 1.300.000 posti di lavoro quando ho fatto il capo del governo. Oggi c'è il reddito di criminalità che va, non di cittadinanza, di criminalità che va a quelli che prendono le Ferrari. Quando c'ero io c'era il Jobs Act, ora c'è il reddito di cittadinanza. Lei preferisce il reddito di cittadinanza? Ne ha ragione. No, non c'entra niente, semplicemente onestà, non c'entra niente con le domande che le stiamo facendo. Mi scusi, ma senatore, mi fa una domanda, mi faccia fare una risposta. Capisco che lei da 2 anni non mi vede e in questi non mi risponde anni, perché ha neanche il 2%. Quello oggi che avrò lo diranno i cittadini e non i sondaggi. E le ho chiesto quello se che le sto dicendo l'etica è che... politica conta allora, qualche cosa ancora. Io l'etica penso politica, di sì. Le stavo rispondendo citando Benedetto Croce, che immagino che lei conosca meglio di me, no, sta nella concretezza, nella capacità di portare risultati. Certo. Le rispondo sul 2%. Tutte le volte che sono in TV qualcuno mi dice: ma come mai parli ancora col 2%? Col 2% abbiamo bloccato Salvini, che in mutande dal papete voleva i pieni poteri. L'abbiamo bloccato noi. Va bene, col 2% abbiamo preso... mandato a casa Conte e portato Draghi. Vede, Gruber, ha fatto uno dei parlamentari che sono stati eletti nelle liste del PD, ha fatto una scissione. Massimo Giannini, per favore, chi ha firmato quelle liste del PD? Salvami tu. Chi era no, il simbolo nel PD? Senso che io non voglio parlare di quello che è successo 100 anni fa. Noi questa sera, lei lo sapeva che veniva per replicare a tutta una serie di cose. Non mi sono mai divertito tanto da lei, perché siccome ormai posso permettermi, non mi interessa di piacerle, mi interessa di dire la verità. Sono felicissimo di dire la verità. E cioè che in questo studio io posso dire finalmente quello che penso. Io penso che lei non vorrà continuare a fare politica. Ma questa è una sua valutazione. Lei ha smesso di fare politica. Glielo chiedo. Lei ha smesso di fare politica. Ma magari lei vuole continuare a fare politica. Ma chi lo sa, io sto facendo politica molto bene, sono contento di quello che faccio e sono orgoglioso. Ma si candiderà nel 2023? Certo. Mi stanno processando in piazza e io non ho problemi perché sono trasparente, ma dico ai cittadini: occhio che se vi entrano sui conti correnti, fino a che lo fanno a me non c'è problemi. Quando lei non l'ha messo il PIN, la password, il codice per dire quali sono le sue ultime mail degli ultimi 10 anni, vero? Lei non lo fa, perché? Perché è incivile, perché è barbarie questo. Quello che hanno fatto a me è barbaro o no? Io guardi, ma voglio dare la parola a Massimo Giannini. Bravissimo. Da circa 20 minuti. Chiede l'aiuto da casa. Massimo Giannini. È difficile replicare, ma intanto io vorrei precisare un punto. Chi fa politica, io credo che senza citare Benedetto Croce, non c'è bisogno di scomodare i grandi padri del pensiero politico e filosofico del nostro paese quando parliamo di cose che sono purtroppo assai più prosaiche, per non dire basse. Deve avere a cuore il bene comune, l'interesse dei cittadini, ed è troppo facile dire: io l'ho fatto quando governavo perché ho creato 1.300.000 posti di lavoro, cosa che peraltro è impossibile da dimostrare. Perché si chiama Istat. Ognuno può dire: sì, va bene, Istat. Okay, però non voglio aprire questo argomento. Io credo che però ecco, la politica abbia una dimensione etico-morale che va al di là di quella giudiziaria o legale, che lei continua a deludere, senatore Renzi, mi dispiace.
perché il tema dei finanziamenti, l'abbiamo già accennato, ma il tema dei finanziamenti dall'Arabia Saudita non è una cosa sulla quale si possa sorvolare dicendo che lo fanno tutti anche all'estero, cosa peraltro non vera, perché è vero che per i parlamentari in carica altrove questo non è possibile farlo. E stiamo parlando, a proposito di Arabia Saudita, l'ha ricordato prima Lilli Gruber, ma io lo voglio sottolineare, perché lei spesso fa riferimento ai valori nella politica, io non ho ancora capito quali sono quelli di lei quando faceva il leader del PD e adesso di quando è il leader di Italia Viva, ma il regime di Bin Salman è quello che ha fatto a pezzi Jamal Khashoggi, è quello che conculca sistematicamente i diritti delle donne. D'accordo, che in Arabia Saudita non possono neanche guidare l'automobile. Falso. Hanno un tutore perché non sono titolari di diritti in proprio. Bene, mentre si votava la legge Zan, che lei appunto ha detto a proposito dell'archiviazione dei conti, colpa del PD, lei era in Arabia Saudita. Allora, io dico, rispetto a tutto questo, lei non crede che da politico ha il dovere di rendere conto ai cittadini di questo e devo dire anche del suo conto corrente? Quindi è inutile che continua ad agitare lo spettro della minaccia nei confronti di qualunque altro cittadino. Voi che fate politica avete più doveri di noi, lo capisce questo volta per tutte? Lo capisce. E allora risponda alle domande. Benissimo, Giannini. Si chiama accountability e lei lo sa. Allora, quindi rispondo alle tre domande che ha fatto Giannini. La prima. Sì, ma stasera lei non ha risposto. Sì, però se si ferma rispondo, se non si ferma non rispondo. No, soprattutto io devo chiudere perché sennò posso rispondere alle domande, se la licenza non vorrei mai. Però tre domande al volo. Il primo, Giannini non sa assolutamente nulla dell'Arabia Saudita, come è evidente, lo dimostra il fatto che ovviamente sarebbe interessante parlare, lei ne sa molto di più. No, guardi, mi faccia per la carità di patria non mi dica che le donne possono adesso guidare però, e che l'Arabia Saudita è il nuovo rinascimento. Scusi, Gruber, non me lo l'ha detto lei, mi fa parlare a me. Su questo non posso adesso aprire. Gruber, le faccio un disegnino, mi fa finire. Giannini non sa assolutamente niente di Arabia Saudita, né io voglio parlare di Arabia Saudita. Giannini pone un tema etico su di me e dice che le persone che fanno politica hanno dei doveri etici e morali diversi, infatti devono presentare la loro dichiarazione dei redditi, dire quante case hanno, ma come fanno. Quello che è fondamentale dire è che nel mio caso hanno preso in modo illegale con un hackeraggio di Stato il conto corrente. Detto questo, quello che dico a Giannini è che per me la politica... È venuto fuori che lei si fa pagare dall'Arabia Saudita. Era già fuori, Gruber. Allora qual è il punto? Mi scusi, Renzi. Cioè lei, le svelo un segreto, lei ci ha fatto due trasmissioni. No, non ci ho fatto due trasmissioni perché lei è molto importante, ma non così importante. Gruber, le faccio l'elenco delle trasmissioni che le dedicate. Ma sicuramente c'è un problema di etica in politica di fronte a queste cose. Sulla vicenda dell'Arabia si era già detto. Finisco sulla questione politica, visto che si è parlato di tutto tranne che di politica. Io di quello che faccio rispondo di fronte ai cittadini, chi vorrà votarmi mi voterà, chi non vorrà votarmi non mi voterà. Quello che è fondamentale è che questa campagna di odio nasce per un motivo molto semplice, perché noi da soli abbiamo scelto 10 mesi fa di fare quella che voi ritenevate una pazzia, di aprire una crisi. Anche lei quando ha detto, lei, io ricordo le sue trasmissioni qui quando diceva non si apre una crisi in piena pandemia. Oggi c'è Draghi, non c'è Conte, io sono felice di questo. Tutto il resto li lascio parlare e sono tranquillissimo. Quanto a Giannini gli spiegherò privatamente, gli spiegherò privatamente le cose che non sa, che non sa, visto che si è preso anche lui recentemente un atto di citazione civile. Ma come siete ossessionati da me, ragazzi? Ma come siete ossessionati? Ma io vi voglio bene a tutti, invece. Allora, io adesso, scusate, siccome voglio e devo chiudere, Draghi andrà al Quirinale, secondo lei? Sa che questa è una domanda a cui non sa rispondere. Posso darle una notizia politica? Una notizia, un'impressione, non è una notizia. Io ho l'impressione che se continua così si va a votare nel 2022, sarebbe un male per il Paese. Ah sì? Perché? C'è uno sfilacciamento delle forze politiche che non mi piace, che non mi convince. Se si votasse nel 22, secondo me sarebbe un errore. Poi detto da uno che ha fatto la scissione nel PD. E sono orgoglioso di averla fatta perché almeno ho mandato a casa Salvini e Conte. Pensi un po', le rifarei due, non una. Senta. No, l'hai rimandato al governo Salvini. Salvini l'ha rimandato al governo. Lo capisco che sei una vedova di Conte. Allora, le do questa notizia anch'io. Salvini è al governo...
Salvini è stato ministro dell'interno con Giuseppe Conte, non al governo. E grazie a lei si parla di Berlusconi al Quirinale. Lo dica agli elettori che saranno ancora va più bene. Felici Travaglio, di prima no, di votare. No, allora, lei è una vedova di Conte, le allora, sono solidale. Qui non ci sono né vedove né vedovi, non sa, ci sono campagne d'odio, non ci sono... Chi ci segue da tanti anni sa che cerchiamo di rispettare delle regole minime del giornalismo serio. Quindi abbiamo anche molto apprezzato, senatore Conte, che lei senatore sia venuto... Conte. Senatore Renzi, perché abbiamo questo Conte, che Conte è poverino anche Conte, è venuto anche lui qui, si è sottoposto alle domande dei giornalisti, quindi grazie di essere stato con noi e di essersi sottoposto alle domande. Non ha risposto proprio, non ha proprio risposto, se possiamo dirlo, Forza Italia, perché è un partito che non è ancora il suo, e quindi io adesso mi scuso con chi viene dopo di noi, quindi con Diego Bianchi, ringrazio. Prima di ringraziarvi vi faccio vedere un piccolo spottino ancora, state con noi. Anna. E quale vorresti? Tutti. Il bello di Elac è che sono dolci facili da preparare ma impossibili da imitare e hanno la bontà della semplicità. Ideali a fine pranzo e a merenda. Qualcuno vuole un budino Elac? Tutti! Un sicuro successo. Casa Elac, la casa delle bontà. Prendete me. Vado avanti seguendo le mie idee. Ma mi piace anche provare nuove strade. Ci sono giornate in cui è facile programmare tutto e altre in cui è più bello prendersela comoda. Un giorno posso scegliere di avere tutto sotto controllo e un giorno prendere le cose come vengono. No, un'etichetta non basta per definirci. Nuova Skoda Fabia. Drive your different. Skoda. Simply clever. Allora, quindi siamo in chiusura. Grazie Matteo Renzi, grazie di essere stato con noi. Grazie Marco Travaglio, grazie Massimo Giannini. Buonasera. Grazie spettatrici e spettatori. Linea Diego Bianchi al suo Propaganda Live. E noi come sempre ci vediamo lunedì 8:30. Arrivederci.